Ecco, qui è sbarcato Garibaldi, in questo lato a sinistra, per poi prendere questa strada sul lato destro, sì, e andare a Porta Garibaldi. Fai vedere lì a destra. Lì c'è Porta Garibaldi, che è famoso, la storia è famoso. Va bene, va, Ugavi. Come ti sta freccia? No, ho messo la freccia. Ora ci fermiamo un attimo qua. E Cecile, non abbiamo una fretta, no? Eh sì. Aspetta un po'. Facciamo... Questo è per Roma. Roma è così. Palermo. Facciamo un girettino qua e ci fermiamo un attimo. Siamo arrivati. Un che devono fare. Auditorio. Auditorio che devono fare. Garibaldi è sbarcato in questa zona. Davvero? È sbarcato in questa zona. Poi con i mille si sono avventurati verso il centro della città. Che è di fronte di noi. Difatti quella zona, quella porta, si chiama Porta Garibaldi. Mosso, la storia. E poi più avanti c'è il centro, la matrice, che poi c'è poi. Poi andiamo a piedi in quella zona, perché è zona storica e di conseguenza con la macchina non ci si può andare. Per questa ragione non è troppo pericoloso. È facile camminare. È facile camminare. Va bene. Bello. Ora noi andiamo e c'è la via del sale, dove ci sono le saline. Di fronte di noi? Sì, ancora più avanti. C'è strada. Più fonda della strada. Più fonda. Però di molto ci saranno ancora 8 km, 8 km. Ce la vediamo. Sì. Ci parliamo un po' di con una mia nipote che gestisce un albergo. L'isola di Favignana. Favignana. Tutte queste barche che tu vedi tutto l'anno ce ne sono moltissime, ancora di più, perché fanno le regate come Marsala e città ventosa veramente, che c'è sempre vento. Questo posto è molto preferito da questo tipo di regata velica, a vento pieno dell'aria fresca. Ecco, vedi che bel vento. E in pratica quello lì è il monte di Erici, che poi ci andiamo. È distante. È distante, sì. 40 chilometri. Sì. 40? Chilometri. Chilometri. Che poi ci si va. E poi. E dove vedi quell'isoletta più bassa, lì c'è Mozia. Mozia? Quella sta lì. Sì, sì, sta. Là di fronte. Okay. Un altro paese. È una città o un paese? No, no, è un'isola di terra. Un'isola che di però che c'è il pantone. Un mistero. Come si chiama questo? La matrice. La matrice. Che significa l'uomo? L'uomo. Il uomo? Sì. Poi ci andiamo, te la faccio visitare dall'interno. Che okay, vabbè. Thank you.
Vai più sotto, dai, ciao, un po'.